fatto per gli altri tipologie di legni. Questo dovrebbe portare, almeno della sperimentazione su questo aspetto, a una manutenzione, come dire, solo visiva, quindi non va manutenuto, non dovrebbe avere con l'effetto dell'acqua e delle piogge un invecchiamento e quindi un degrado diffuso. E con una garanzia ci hanno garantito, insomma, almeno i materiali d'età di 100 anni. Quindi Ah vediamo, insomma, il risultato. Infatti sono pochi gli architravi in legno che ci sono qui, ma faremo un monitoraggio visivo su questa parte degli architravi. In più le murature, come avete modo di vedere, qui è un complesso dal punto di vista monumentale, un'architettura pura romana che a me piace molto, perché anche se povera di apparati decorativi, perché appunto era in fase di costruzione, qui si può ammirare dall'opera incerta all'opera laterizia, al reticulato. È come dire, un concentrato per uno studioso di architettura romana, venendo qui in questo spazio, capisce non solo la spazialità, ma anche appunto come era fatta la muratura e quindi la potrebbe caratterizzare per ogni singola tipologia come opera romana. No, abbiamo fatto lavori sui fondi murati, con il rifacimento, stilature dei giunti, un'attenzione particolare alle soglie, come vedete qui dalle finestre. Erano in condizioni scomposte e degradate, sono state ricostruite appunto anche con le foto di archivio che avevamo e anche con le ricerche archeologiche fatte dai progettisti. Un'attenzione molto particolare, l'abbiamo data anche alla spazialità, alla fruizione, oltre che al restauro delle murature. Infatti questo è un altro aspetto curato in questo cantiere, quello della fruizione e valorizzazione, con la realizzazione di un percorso interno fatto con il personale ALES che porta fino all'Aconicum, dove c'è questo, come dire, affaccio immersivo nel Calidarium, quindi dare una sorta di esperienza alla visita che non sia soltanto, insomma, Ci della consideri spazialità, ma appunto guidare il visitatore attraverso gli spazi che sono alle mie spalle, arrivare a questo affaccio ultimo che è molto immersivo e ci mette in evidenza appunto come funzionava la macchina termale. Un'ultima attenzione data al materiale ceramico in questo cantiere, con l'architetto giudice che è la nostra restauratrice. C'è stata un'attenzione a proposito ceramico perché avevamo tutti i tubi degli spazi termali che sono stati restaurati ognuno, anche ricollocati e ogni sigillatura al millimetro con tanta attenzione da parte nostra. E la fruizione che avete modo di vedere con una passeggiata, tutto quello che abbiamo illustrato, è tangibile con i vostri occhi.